Ok, mi sentite tutti? Sì, sì, sentiamo, sentiamo. Perfetto, allora benvenuti. Io sono Salvatore Buontempo e vi guiderò oggi in questa visita virtuale dell'esperimento CMS, del sito sotterraneo di CMS. In questo momento mi trovo nella sala di controllo e insieme al nostro giovane collega che vi presento. Ciao a tutti, sono Davide. Davide, che è un dottorando dell'Università di Milano. Sì. Lui seguirà Noemi, che è, diciamo, la nostra guida cameraman, che andranno fisicamente giù in galleria e vi... This is going to be Mohamed today. E Mohamed è il cameraman che segue anche Noemi e porta la camera. Vi faranno vedere fisicamente l'oggetto che io adesso vi descrivo e vi introduco. La visita, se ho capito bene, durerà un'oretta più o meno. E se avete domande potete scrivere nella chat domande e risposte o Q&R e vi possiamo rispondere man mano o anche tutte alla fine, come preferite, non c'è problema. Allora, cominciamo. L'esperimento CMS è uno dei quattro esperimenti sull'acceleratore LHC, è uno dei quattro punti in cui avvengono le collisioni di particelle. E noi abbiamo costruito questa enorme struttura, che come vedrete è una struttura è come un edificio di cinque piani sotterraneo, nella quale ci sono vari strati, vari livelli, e ognuno di questi strati ha un suo ruolo, ha un suo compito ben preciso. Però vorrei subito chiarire un punto che è importante per concepire proprio quello che facciamo qui al CERN, perché molto spesso è un punto di confusione. Noi facciamo collidere dei protoni uno contro l'altro e registriamo attorno al punto di collisione con questa enorme macchina fotografica quello che succede e vogliamo guardare queste fotografie nella speranza di trovare delle cose interessanti, delle immagini interessanti. Però il punto chiave che vorrei subito esprimere è: durante la collisione molto spesso si pensa che facciamo sbattere un protone contro un altro protone per rompere questi protoni e vedere che ci sta dentro e frantumarli e vedere cose più piccole. Assolutamente no. Noi quello che facciamo è prendiamo questi protoni, li facciamo girare nell'acceleratore, che è grosso 27 km, li portiamo a energie elevatissime e nella collisione fondamentalmente è come se facessimo collidere energia con energia, cioè il protone diventa un carico di energia, un portatore di energia. E noi facciamo sbattere tra di loro due elementi così carichi di energia, cioè così massivi, diciamo, in termini equivalenti, perché secondo l'unica formula che vi dirò oggi, la famosa formula di Einstein E uguale mc4, dimentichiamoci c4, quella formula ci dice una cosa che ancora oggi, dopo oltre un secolo da quando è stata concepita, è molto, diciamo, innovativa e molto anche poco intuitiva, cioè ci dice che E è uguale m. Cioè che io posso parlare di energia e di massa come se fossero due facce della stessa medaglia. Allora noi con l'acceleratore è come se mettiamo nel nostro piccolo protone tanta E, e quindi è come se lo facessimo diventare molto molto più pesante, molto più massivo, e quando sbatte con un altro protone, anch'esso accelerato, quindi anch'esso molto energetico, quindi come se fosse molto massivo, permettetemi queste semplificazioni, a quel punto io faccio collidere queste grosse quantitativi di energia e tutta questa energia che si trova concentrata nel punto di collisione, l'unica cosa che può fare è riconvertirsi in M. Quindi noi vediamo contemporaneamente la formula di Einstein nelle due direzioni. Diamo energia alla particella e la reggiamo molto energetica. Poi tutta questa energia collide con altra energia e mi ridà di nuovo M. E per questo succede una cosa che ha anche del magico e del difficile da intuire, cioè io faccio sbattere un protone, faccio sbattere un altro protone e posso produrre 5 protoni, 6 neutroni, 12 elettroni. Quindi capite, è come se io avessi detto: io prendo un'automobile e ho un'altra automobile, le faccio accelerare in un circuito di un circuito tipo quello di Indianapolis, in cui fanno le macchine hanno una velocità elevatissima, poi le faccio collidere. E non trovo pezzi di automobile, ma produco
6 automobili, 12 autotreni, 14 biciclette. Quindi capite che questo perché può avvenire? Può avvenire perché il mio protone l'ho talmente caricato di energia, è come se fosse diventato talmente massivo, che lui ha tutta questa energia, mi può produrre di nuovo altre M, e quindi questa energia mi permette di vedere nuove particelle. Adesso mi fermo. Interrompo un secondo, esatto, scusami. Mi sentite bene? Sì, sì, io ti sento perfettamente. Perfetto, allora ti interrompo un secondo così mostriamo l'accesso alla parte sperimentale. Come forse alcuni di voi hanno visto in un film di Dan Brown, l'accesso, diciamo, alla parte sperimentale, alla parte sotterranea è regolato molto strettamente. In questo caso abbiamo un portale che scannerizzerà il mio dosimetro per riconoscere la mia identità e poi controllerà che solo una persona alla volta entri all'interno della parte sperimentale, verrà controllato quindi l'iride della persona che sta entrando per identificarla. In più verrà controllato che solo una persona alla volta possa entrare. Questo perché è importante sapere sempre chi è in ogni momento all'interno dell'esperimento. Quindi io adesso passerò a questo portale. Ok. Quindi come vedete sono passato indenne, adesso anche il mio cameraman Mohamed potrà passare, quindi direi che puoi continuare. Perfetto. Allora Davide adesso prende l'ascensore e scende giù e scenderà a 100 metri di profondità. Adesso Zoltan ci può far vedere l'immagine dell'acceleratore, così potete capire, diciamo, di quello di cui stiamo parlando. Cioè se... l'acceleratore è un oggetto di 27 chilometri, noi ci troviamo in questo punto qui, che è il punto di CMS, che è uno dei quattro esperimenti, e scendiamo adesso con l'ascensore a 100 metri di profondità per vedere la nostra macchina fotografica sotterranea. Cioè, come vi ho detto, nel punto sottoterra noi abbiamo costruito un enorme apparato, come un edificio di 5 piani, attorno al punto di collisione. E per ogni collisione facciamo una fotografia. L'acceleratore farà 40 milioni di collisioni al secondo, quindi perfetto, anche con questa è ancora più intuitiva. Io adesso mi trovo in control room, che sono in superficie. Davide in questo momento sta scendendo con l'ascensore e sta andando giù a 100 metri di profondità, dove come vedete ci sono due sale, cioè la sala sperimentale e la sala dei servizi. Lui in realtà sta scendendo adesso con questo tunnel, cioè nella sala dei servizi. No, stay with the other one. Yes. The other one that we was before. Yes. Questa sala dei servizi è la sala dove ci sono tutte le infrastrutture che servono per far funzionare la nostra macchina fotografica, che si trova in questa sala sperimentale, che è molto più grande. Noi quello che facciamo con l'acceleratore, creiamo delle collisioni in questo punto, abbiamo costruito questa enorme macchina fotografica intorno al punto di collisione e devo fare una foto per ogni collisione. Se ho 40 milioni di collisioni al secondo, dovrò prendere 40 milioni di foto al secondo. Quindi questa macchina fotografica, già capite che è una macchina che lavora a una frequenza elevatissima, tanto per darci un'idea, le macchine fotografiche commerciali che fanno anche dei filmati, per fare un filmato si fanno da 30 a 60 immagini al secondo. Qui stiamo parlando di 40 milioni di immagini al secondo, quindi già capite gli ordini di grandezza dei rate diversi di frequenze di acquisizione immagini. In più abbiamo delle immagini molto molto dettagliate, con delle risoluzioni molto spinte. Vedo nelle immagini che Davide sta scendendo e vi sta inquadrando proprio l'immagine che abbiamo con una volta entrati nell'ascensore, si vede esattamente la profondità alla quale si va. Adesso parte da 0 metri e scenderà fino a meno 90 metri, a meno 90 e passa metri, perché in realtà il punto di accesso non è il più profondo, poi ci sono delle parti che si scendono con le scale. Per tornare a quello che vi stavo dicendo prima, però, appunto, noi facciamo queste collisioni, le particelle diventano dei portatori di energia, tutta questa energia collide con altra energia e produce nuove particelle. L'obiettivo è di registrare queste particelle e sperare che nelle foto raccolte ci siano delle particelle interessanti, che possono essere o delle particelle mai viste prima, ma previste dalla teoria,
come è stato il caso del bosone di Higgs. Il bosone di Higgs è stato cercato, è stato concepito oltre 50 anni fa dai professori Higgs e Englert, però era stato previsto la teoria ma mai visto prima, mai dimostrata l'esistenza. Allora, in quel caso l'LHC è stato uno strumento fondamentale insieme ad Atlas e CMS per raccogliere delle immagini e dimostrare sì, abbiamo la prova che esiste il bosone di Higgs perché l'abbiamo visto, ha fatto queste è stato prodotto in queste collisioni. Però la cosa anche più interessante, che è quella anche che ci approcciamo a iniziare adesso, è non soltanto produrre adesso tanti bosoni di Higgs e studiarli, ma anche sperare di produrre anche particelle mai viste prima, ma neanche previste dalla teoria, che potrebbero essere delle enormi, enormi innovazioni anche nel modo in cui vediamo la struttura della materia che ci circonda. Mi fermo perché vedo che Davide nel frattempo è arrivato con l'ascensore. Esatto, siamo arrivati, siamo usciti dalla zona dell'ascensore, che è una zona pressurizzata, perché in questo caso, in caso di problemi nella zona appunto sotterranea, è l'ascensore la parte più sicura perché è isolato tutto il resto ed è a pressione negativa, quindi in caso di incendio, di fumo, di fuga di gas, è la zona più sicura dove andare. Siamo usciti da quella zona e ci troviamo ora qui in fondo a uno dei pozzi, quello che porta alla caverna di servizio, e potete vedere appunto che siamo scesi una buona quantità di metri, circa un centinaio di metri, e quelle sono le scale di emergenza. Chiaramente abbiamo un sistema alternativo per poter uscire dalla caverna, ma lo possiamo usare solo davvero in caso di emergenza e con l'assistenza dei nostri vigili del fuoco. Ci troviamo ora all'inizio della caverna di servizio cosiddetta, quella in cui si trovano tutte le schede elettroniche, i computer, i server che tengono acceso, tengono vivo CMS. Quello che noi definiamo appunto sia un po' il cervello, ma anche il sistema nervoso di CMS. Questo perché il detector, come appunto sicuramente stavate già dicendo, ha bisogno sia di corrente, di corrente elettrica, che di raffreddamento, quindi di vari tipi di gas o anche raffreddamento ad acqua. E infine ha bisogno anche di un'infinità di fibre ottiche che servono per appunto leggere, comunicare con le schede elettroniche, con i sensori che sono all'interno del rivelatore. Ora, siccome siamo una vista virtuale, possiamo farvi appunto vedere meglio questa zona e possiamo portarvi dove in genere non possiamo andare con le viste di persona. Potete vedere che in tutti questi rack, cosiddetti, questi armadi di cavi e di schede elettroniche, abbiamo tutti questi sistemi di lettura. Ad esempio qui si trova quello che è il cosiddetto DAQ o trigger, che è appunto il sistema nervoso dell'esperimento che ci permette di acquisire i risultati delle interazioni delle particelle con i nostri rivelatori. Invece qui possiamo vedere che abbiamo tutta una serie di power supply che portano, in questo caso, low voltage, mi pare. E poi, di nuovo, altri tipi di schede. Ora, stavo curiosando, volevo mostrare giusto l'infinità di cavi e di attrezzature che appunto sono necessarie per tenere vivo CMS. In più, la cosa interessante è che ognuno di questi cavi è mappato in un database, quindi è tutto molto ordinato e tutto molto sotto controllo, nel senso che noi sappiamo esattamente cosa è collegato con cosa in caso di problemi, e non è che funziona sempre tutto, quindi bisogna ogni tanto aggiustare delle componenti, si è sempre in grado di mettere mano al sistema e di correggerlo. Perfetto. Potete vedere la mole di agganciandomi, sì, a quello che tu stai dicendo, che è molto importante. Volevo sottolineare che questa parte del sito sotterraneo, quella che chiamiamo galleria dei servizi, è una parte sempre accessibile anche durante le collisioni. Cioè, mentre le collisioni avvengono nella galleria sperimentale, dove c'è la nostra macchina fotografica, l'apparato dell'esperimento, la galleria dei servizi, che è affiancata ma separata da un muro di cemento armato di 7 metri di profondità, e quindi fa anche uno schermaggio dal punto di vista radioattivo, è sempre accessibile. Quindi questi armadi sono sempre accessibili, quindi in queste parti della galleria noi mettiamo tutta la strumentazione che potrebbe necessitare di manutenzione o di interventi anche frequentemente. Viceversa, tutta la parte della strumentazione che vedrete montata sulla macchina fotografica è una parte di strumentazione che, una volta chiusa la galleria, non è più accessibile. Adesso ci troviamo in una fase di manutenzione, quindi LHC è stato fermo per 3 anni, che noi chiamiamo il long shutdown, quindi periodi di fermo lunghi, prolungati,
e quindi facciamo una manutenzione intensa o anche degli aggiornamenti importanti sia nella galleria sperimentale che in quella di servizi. Fra un po' la galleria sperimentale sarà chiusa, l'anno prossimo ricominceremo con le collisioni, quindi quella zona sarà non più accessibile, ma invece la zona dove si trova Davide adesso rimarrà sempre accessibile, 24H. Quindi, come diceva lui, in caso di problemi o di interventi, bisogna, c'è un cavo che fa falso contatto, c'è un punto che si è rotto, un tubo del di gas di raffreddamento, questa zona è sempre accessibile e quindi l'intervento è sempre effettuabile. Davide, procedi sì, pure. Sì, proseguo. Ci spostiamo ora, avvicinandoci sempre di più alla caverna sperimentale, e appunto proseguiamo, e qui ci troviamo in una zona molto importante, che è la gas room di CMS, cioè la zona in cui si trovano tutti i sistemi di controllo e gestione di tutti i vari gas, quando dico vari gas ce ne sono di diverso tipo, ci sono quelli che servono per mantenere attivi i rivelatori come l'RPC, le camere muoni, e ci sono altri tipi di gas che invece servono per puro raffreddamento, e, ma anche solo diciamo per la reazione e mantenere la qualità dell'aria di qualità all'interno della caverna. E si trova, è comunque una zona cosiddetta radioattiva, diciamo supervised area, cioè una zona in cui bisogna entrare sotto certe condizioni, perché comunque vengono utilizzate delle sorgenti radioattive per fare misure, monitoraggi di questi tipi di gas. Qui possiamo anche vedere importanti sistemi di sicurezza, quindi ad esempio delle maschere ad ossigeno che vengono utilizzate in caso di problemi di perdita di gas e di mancanza di ossigeno, diciamo tutto il necessario per il pronto diciamo il primo soccorso e in caso di eventi di problematici. E si trova anche, possiamo vedere, questo interessantissimo telefono, il CERN e i sistemi di LHC ne hanno molti, diciamo sono comunque una tecnologia abbastanza vecchia ma molto affidabile. In caso infatti in cui io alzassi questa cornetta, si creerebbe direttamente una linea diretta con i vigili del fuoco, la Fire Brigade del CERN, che saprebbe immediatamente quale di questi telefoni è stato utilizzato e dove intervenire, quindi invierebbe immediatamente i propri uomini a... per diciamo, diciamo appunto fare il loro lavoro per soccorrerci in caso di problemi. Fortunatamente appunto questo telefono per ora lo lasciamo disattivato in quel punto. E invece qui possiamo vedere un'altra interessantissima area che è la porta che porta a LHC. Questa porta attraverso un tunnel laterale arriva proprio nel tunnel dell'acceleratore. E appunto è una porta speciale perché è cosiddetta interlocked, quindi in caso io diciamo voglia entrare in questa porta, muovessi la manopola, l'intero sistema dell'HC sarebbe immediatamente spento, quindi il fascio verrebbe immediatamente cosiddetto dampato, quindi verrebbe eliminato dall'acceleratore e tutto il sistema sarebbe messo in sicurezza. Questo perché nel momento in cui l'acceleratore è attivo non è possibile appunto essere nelle sue vicinanze, perché comunque c'è una radiazione di fondo dovuta al fatto che i protoni appunto con il loro passaggio possono attivare alcuni materiali ed essere temporaneamente radioattivi. E questo è una, diciamo, un'immagine, un pannello che ci mostra come vedremmo l'acceleratore se entrassimo in quella porta. Dopo un tunnel arriveremmo in una zona di questo tipo con il nostro acceleratore con i magneti appunto di poli che spostano, fanno curvare le particelle e le fanno arrivare nel nostro punto di interazione. Quindi questa è all'incirca la dimensione del nostro tunnel di LHC. Direi che quindi se vuoi continuare, sì, se vuoi continuare allora... tu, noi qui intanto entriamo nella seconda zona di diciamo di sicurezza. Questo perché, come dicevamo, fino a qui possiamo arrivare anche durante le collisioni, perché siamo separati da molti metri di cemento armato rispetto alla zona calda, la zona dove vengono le collisioni. Invece qui, passando questa porta, possiamo accedere all'altra area, quindi è diciamo, un ulteriore livello di sicurezza. Perfetto, di nuovo vedete lo stesso passaggio come ha fatto prima Davide, cioè deve passare il suo dosimetro davanti al lettore che identifica chi è il portatore di questo dosimetro, dopodiché si aprono le due porticine, si apre il primo livello delle porte, lui entra dentro e c'è un controllo biometrico, cioè deve inquadrare su uno scanner gli occhi e quindi c'è la lettura dell'iride e viene riconosciuto che è realmente Davide, quindi il portatore di quel dosimetro. Se tutto procede correttamente, viene identificato, si apre la seconda porticina
e gli permette di passare. E in più questo sistema registra anche che da questo momento in poi Davide è nella zona sperimentale, quindi tutto questo è sempre registrato e monitorato. Tornando a noi, quindi in questo momento si passa dalla zona dei servizi alla zona sperimentale. Magari vi farei vedere con Zoltan di nuovo prima una schematica del nostro esperimento, quindi per capire quello che vedrete fra un attimo. Il nostro esperimento, come vedrete, è un oggetto abbastanza grande, diciamo la sagoma nera lì è un uomo, che vi dà la dimensione di un operatore rispetto alla dimensione del tutto. E questa struttura, come vedete, è come un enorme cilindro. Un enorme cilindro che però è fatto a strati. Immaginate come un'enorme cipolla fatta con vari strati, partendo da uno strato intermedio, interno, che è come un cilindro piccolo, quello che vedete in verde, fino ad arrivare a uno strato più esterno, che è il cilindro grande, quello in bianco e rosso. Allora, questi strati, quindi ognuno dentro l'altro, come le matrioske delle bamboline russe, hanno ognuno un proprio ruolo. Lo strato interno, quello che vedete indicato in verde, è quello che è chiamato tracciatore al silicio, come scritto lì silicon tracker in inglese. Il tracciatore al silicio ha un ruolo ben preciso, cioè quello di tracciare proprio attorno al punto di collisione, perché lì siamo proprio nella zona più vicina al punto di collisione, dove c'è quel puntino nero, dove c'è quell'oggetto giallo più nella zona centrale, lì avvengono le collisioni. Il tracciatore, quello che fa, come dice il nome, traccia, cioè mi dice quante particelle sono state prodotte dalla collisione e dove si trovano. Quindi il tracciatore mi fa vedere, qui vedete una fetta di quello che vedevamo prima, cioè uno spicchio di una fetta in realtà. Il punto di collisione è lo spigolo esattamente dove punta adesso il mouse, e qui vedete ci sono varie tracce che vengono fuori dal punto di collisione. Allora, il tracciatore è quell'insieme di tutti questi strati concentrici di cilindri tratteggiati lì in giallo, che mi permettono, no, questi qui, Zoltan, questa zona qui, che mi permettono di vedere i vari puntini e quindi di ricostruire la traccia. Se torno all'immagine precedente, e attorno al tracciatore, vedete quell'oggetto verde, ce n'è un altro che è giallo, e attorno quell'oggetto giallo noi lo chiamiamo calorimetro, è un altro cilindro che contiene il tracciatore. Il calorimetro, il nome è un po', diciamo, potrebbe confondere, perché calorimetro sembra come se misurasse il calore. In realtà il nostro calorimetro è una nomenclatura storica, questa, si chiamano calorimetri, ma sono degli oggetti che misurano energia. Quindi tutte le particelle prodotte dalla collisione attraverso il tracciatore, che mi dice quante ne sono e dove si trovano, vanno nel calorimetro, e il calorimetro mi dice quanta energia hanno. Il calorimetro, come vedete, ci sono due strati in questo, sempre nello spicchio, questo strato giallo e lo strato verde più vicino al tracciatore. Vedete quelle grosse macchie nere? Perché le particelle, come se vengono assorbite, e producono degli sciami, cioè delle scariche di tante tracce di altre particelle sottoprodotte dalla particella iniziale. L'insieme di quello sciame viene misurato e mi dà l'energia della particella incidente. Quindi col calorimetro io posso vedere se la particella si ferma nello strato verde, che le chiameremo particelle di natura elettromagnetica, che interagiscono in maniera elettromagnetica. Se la particella si ferma invece nello strato giallo, sono particelle adroniche più pesanti, come può essere un neutrone, un protone, e danno una quantità di informazioni nel calorimetro adronico. Attorno ai calorimetri, se torniamo nell'immagine di prima, sempre, c'è quest'altro oggetto bianco, che è il nostro solenoide, cioè il nostro magnete, l'oggetto che costruisce il campo magnetico in CMS. Quindi il magnete è un enorme cilindro che contiene i calorimetri e il tracciatore. Il magnete mi serve perché, creando il campo magnetico, io posso far girare le tracce delle mie particelle. Cioè, per una legge di fisica, che si chiama la legge di Lorentz, una particella carica, se si muove in un campo magnetico, non va dritta, ma gira a destra o gira a sinistra, a seconda se carica positiva o carica negativa. Quindi il magnete mi serve per individuare il segno della carica delle particelle. Particelle che andranno dritte invece sono particelle neutre, che non tendono il campo magnetico. Vedete in questa ricostruzione, sempre dello stesso spicchio, quelle particelle tratteggiate in verde o in azzurro sono particelle che vanno dritte, quindi non sentono il campo magnetico, quindi sono particelle neutre. Nella fattispecie quello verde tratteggiato è un neutrone che interagisce fino al calorimetro, quello invece tratteggiato in azzurro è un fotone, è un quanto di luce che interagisce nel campo, nel calorimetro elettromagnetico. Le particelle invece cariche, vedete quella rossa, gira verso sinistra, ha una curvatura verso sinistra e si ferma nel calorimetro elettromagnetico, è un elettrone, è una carica negativa, l'elettrone ha una carica negativa.
Quella invece con la linea verde, che vedete va più in avanti e si ferma nel calorimetro adronico, è un protone, gira nel senso opposto, quindi ha una carica positiva. Quindi il campo magnetico, che è un magnete superconduttivo, come è scritto qui, cioè vuol dire che è fatto non con del metallo classico, ma con dei materiali particolari che hanno delle caratteristiche di superconduttività, cioè mi permettono di far andare una corrente molto elevata e quindi creare un campo magnetico molto forte, mi permette di fare queste curvature, di curvare le particelle in questo modo. L'ultimo elemento che voglio descrivere, se torniamo sempre all'immagine di prima, è tutta la parte rossa e bianca che c'è attorno al magnete, che noi chiamiamo rivelatore di muoni. CMS sta per Compact Muon Solenoid. Il solenoide è il magnete che ho fatto prima. Muon, che è compatto, già vi fa capire che CMS è un esperimento che porge molta attenzione ai muoni. Questa zona attorno al magnete sono appunto i rivelatori di muoni, per questo questa zona si chiama rivelatore muonico. I muoni che cosa sono? Sono come dei super elettroni, cioè delle particelle che hanno le caratteristiche simili a quelle degli elettroni, però sono molto più penetranti, sono difficili da fermare. Vedete, il muone è quello che fa con la traccia lunga azzurra, che vedete qui indicata con una traccia quasi a onda nella struttura. Il muone va fuori e io quindi identifico i muoni, perché sono gli unici che escono fuori e mi danno quei segnali nel rivelatore di muoni che si trovano fuori. La traccia perché è a onda? Perché il campo magnetico dentro il magnete va nella direzione, in questo caso, ortogonale al foglio. Il campo magnetico fuori dal magnete va nella direzione opposta, cioè fuori dal foglio, e quindi mi crea una deformazione doppia della traccia. Davide, a questo punto passiamo dalle figure agli oggetti reali, quindi facci vedere realmente questi Eccoci. Oggetti. Sì, noi nel frattempo abbiamo girato appunto attorno a questa parte finale di CMS, e comunque direi che si collegava bene con quello che stavi spiegando. Avete visto passando questa enorme struttura arancione e questo tappo rosso, e nel centro questo tubo metallico che appunto sembra entrare direttamente all'interno di CMS. Questa è, partiamo dal tubo, che appunto è forse la cosa più intuitiva. Il tubo è dove appunto le particelle, i protoni, vengono fatti passare, quello che noi chiamiamo la beam pipe, quindi il tubo che contiene il fascio. Poi abbiamo questa zona, questo diciamo tappo rosso, che si tratta appunto proprio del tappo che noi utilizziamo per chiudere CMS e mantenere all'interno i rivelatori. CMS è appena stato, diciamo, le varie fette di CMS, non so se appunto è già stato detto, ma si possono spostare indipendentemente una dall'altra, e questo ci permette di fare diverse manutenzioni durante l'inverno o durante il long shutdown. Ma durante le collisioni tutto CMS viene chiaramente chiuso e reso compatto e reso, diciamo, ermetico, cioè nessuna particella può scappare dal rivelatore senza essere vista da qualche parte di esso. Quindi ora CMS si trova in una configurazione chiusa, e come possiamo vedere sono in corso le ultime installazioni della beam pipe, le ultime, diciamo, preparazioni alla chiusura completa, e infine questa parte arancione, se non sbaglio, non sono un esperto di questa parte, ma verrà comunque poi chiusa e avvicinata del tutto. All'interno di quel garage giallo abbiamo un ulteriore rivelatore, se non sbaglio, che è appunto uno dei rivelatori che si trovano all'estremo di CMS, e viene mantenuto in quel garage perché, essendo in questa zona, assorbe molta radiazione, quindi rimane sempre leggermente radioattivo e viene, diciamo, isolato nel momento in cui dobbiamo fare delle manutenzioni. Volevo anche Volevo giusto aggiungere una cosa, appunto, che non avevo detto prima, che è importante che vediamo in questa immagine. CMS, questa grande cipolla, questo grosso cilindro di cui parlavo prima, immaginatelo che è un cilindro che però è affettato, è fatto in tante fette, e queste fette si aprono e si chiudono. Questo è un aspetto estremamente importante in CMS, lo dico visto che siamo a una riunione con la ILO, e quindi l'industrial partner, specialmente italiani coinvolti in queste attività, sono molteplici e hanno dei ruoli molto importanti. La meccanica di movimentazione, tutta la struttura di trascinamento di questi oggetti, stiamo parlando di fette, ogni fetta pesa un migliaio di tonnellate, quindi dovete capire che stiamo parlando di oggetti che hanno un'enorme complessità tecnologica e anche meccanica. Quei dischi arancioni che vedete adesso inquadrati sono dei pattini a aria
che fanno un effetto overcraft. Per capirci, quando voglio muovere questa fetta, che immaginate è come una fetta di un palazzo altro 5 piani, però spessa soltanto 1,5 metri, tutta in acciaio con tutti dei pezzi di rivelatori di cui parlavo prima, i pezzi di rivelatori muonici, pezzi di calorimetri e così via, questa fetta scivola a terra perché è un oggetto che pesa 1000 tonnellate, però se io lo alzo su uno strato di pochi millimetri di aria, faccio un effetto di overcraft. Vedete che il pavimento non a caso è estremamente liscio, perché questa fetta può scivolare, 1000 tonnellate diventano semplicemente senza attrito come poche tonnellate, che io le posso tirare anche con un cavo e un sistema a verricelli con dei winch che prendono e la tirano e la fanno slittare. Allora, questo oggetto permette l'apertura e la chiusura di CMS. E questo è un vantaggio. Scusami, volevo mostrare una cosa qui perché poi ci spostiamo dal basso e possiamo mostrarlo da vicino. Prego. Scusami, a proposito del fatto che le varie fette si possono spostare, potete vedere appunto che tutti i cavi sono già predisposti in modo tale che possono seguire il movimento delle varie fette senza avere mai. Questo è proprio un sistema meccanico per fare questo spostamento. In più volevo anche mostrare da qui appunto il pozzo dove è stato calato CMS e anche il carro ponte, che è sempre motivo d'orgoglio perché appunto arriva dall'Italia, in particolare da Bergamo. Questa è una cosa importante anche che a Davide vi sta facendo vedere. CMS ha fatto varie scelte molto innovative 20 anni fa, 20 e passa anni fa, che oggi sono dimostrate delle scelte vincenti. Cioè, normalmente un apparato del genere, così complesso e così grande, viene costruito direttamente nel sito finale. CMS invece ha fatto una scelta che all'epoca sembrava assolutamente folle, cioè ha costruito questo oggetto in superficie, dove mi trovo io adesso, nel laboratorio in superficie, lo ha messo a punto, ha costruito poi questa struttura a macro fette e poi ha portato queste fette giù una alla volta attraverso quel pozzo che avete visto adesso e ha ottenuto anche questa apribilità, questa mobilità di pezzi di rivelatore. All'epoca questa sembrava una scelta completamente folle. Viceversa, oggi si sta dimostrando una scelta vincente, in quanto potendo avere queste possibilità di apertura e chiusura, capite che il rivelatore si può smembrare e si possono parallelizzare gli interventi. Quindi quando ci sono interventi di manutenzione, io posso aprire tutte queste fette e avere varie squadre di lavoro che lavorano contemporaneamente su varie fette. Questo che vedete qui è proprio uno di quei pattini aria compressa di cui vi parlavo prima. È un oggetto che appunto permette di sollevare di pochi millimetri da terra queste migliaia di tonnellate di una singola fetta, che poi viene fatta scivolare lentamente nella posizione di apertura. In questo modo io posso avere una squadra di lavoro che lavora su questa fetta e un'altra squadra che lavora sulla fetta successiva. Questo, capite, che permette le manutenzioni più veloci, molto più dettagliate. In più, considerate che questi oggetti, dopo che avvengono le collisioni, hanno una radioattività residua, quindi ci sono anche delle limitazioni di tempo di intervento. Gli operatori, per esempio, possono stare a lavorare alcune ore, in alcune zone soltanto frazioni di ora. Questa cosa è molto importante se io ho un tempo di accesso molto rapido. Se ho una fetta che è facilmente accessibile, io posso lavorare su queste fette come lo fanno gli operatori dell'Enel quando devono cambiare una lampadina per strada. Con un carrello elevatore ci vado e cambio la lampadina. Se invece il mio oggetto fosse fisso, io avrei un tempo di accesso che dovrei entrare dentro la mia struttura come uno speleologo fa in una galleria e poi avrei il tempo di uscita, che sono tutti dei tempi che vanno ad aggiungersi al tempo totale e quindi che mi riducono il tempo reale per il quale posso fare l'intervento vero di manutenzione. Quindi CMS oggi ha un vantaggio importante rispetto ad altri esperimenti che hanno delle mobilità molto più limitate perché sono stati costruiti in maniera più tradizionale, perché potendosi aprire completamente, chiudere completamente, questo permette di avere multipli interventi e con tempi di intervento molto ottimizzati per l'operazione vera e propria. Ora volevo farvi vedere un piccolo momento di fisica in cui appunto, siccome abbiamo tutte queste strutture di ferro e il campo magnetico comunque è molto forte, fino a 4 Tesla all'interno del nostro magnete, anche se è anni che il nostro magnete è spento, e proprio in questi giorni lo stiamo riaccendendo, è rimasta del magnetismo residuo all'interno delle strutture metalliche. Infatti adesso vedrete che costruirò questo piccolo esperimento una catena di graffette da ufficio che appunto, come vedete, rimarranno abbastanza, lasciatemi migliorare la struttura, rimarranno abbastanza stabili. Come potete vedere, non è un magnetismo così limitato. Questo è un punto importante, quello di cui sta parlando Davide, cioè avere quel solenoide così grande
e con un campo magnetico così spinto, questo per capirci è una delle tecnologie sulle quali l'Ansaldo Italia, l'Ansaldo Superconduttori ha un ruolo di leadership. Quello è il più grosso magnete superconduttivo ancora oggi mai costruito. È un campo, è un solenoide di diametro di 6 metri. Ora, per capirci, 6 metri, guardandolo lì vi sembrerà piccolo, ma 6 metri c'entra un camion dentro, c'entra un autobus. Quindi se lo confrontate con i magneti che si utilizzano per esempio negli ospedali per una risonanza magnetica, allora capite qual è la differenza di taglia e le differenze di complessità tecnologiche per poter garantire un campo magnetico uniforme e continuo e controllato in superfici molto più ampie. Lo sviluppare queste tecnologie per il CERN, fatte queste più di 20 anni fa, permette oggi di fare magari delle risonanze magnetiche di generazione nuova con dei campi magnetici molto elevati, con un controllo molto elevato, molto spinto. Quindi questo mi permette di avvicinare fin da subito al concetto quello che, di cui parlavo all'inizio. Cioè, questi esperimenti sono esperimenti di fisica delle particelle per ricerca di base, però hanno un enorme quantitativo, permettetemi di chiamarli effetti collaterali, cioè di scoperte, di nuove competenze, di nuove tecnologie che poi magari ci troviamo dopo 5-10 anni nel cruscotto di un'automobile, in cucina, oppure in una sala operatoria di un ospedale, oppure in un laboratorio di biologia. Questo perché in questo tipo di esperimenti si richiede sempre di portare la tecnologia agli estremi. Cioè, uno degli aspetti interessanti del nostro lavoro è trovare dei partner industriali, ma al tempo stesso creare anche un rapporto fiduciario con questi partner industriali, perché molto spesso, che è anche un aspetto, come Mauro potrà confermare, anche un po' frustrante il nostro lavoro, noi andiamo sempre a chiedere delle cose che sono fuori catalogo, cioè noi chiediamo sempre cose che normalmente loro non fanno, e l'aspetto interessante è proprio cominciare a farle insieme, cominciare a fare un prototipo insieme, vedere se quel prototipo funziona, e poi per oggetti di questa scala, come quelli che state vedendo, farne magari 10.000 copie, perché per fare, non so, il pezzo del tracciatore, il tracciatore è fatto da pezzi di silicio che sono grossi come una mattonella, però di quei pezzi di silicio sono stati fatti 30 anni fa, quando i cellulari non esistevano neanche, e le telecamere che noi avevamo nei cellulari non esistevano, le fotografie si facevano ancora con le macchine fotografiche, con i rullini che si sviluppavano chimicamente dal fotografo. Interrompo un secondo? Prego, prego. Scusami, perché cioè, almeno poi ci spostiamo. Sì. Volevo giusto mostrare appunto una di queste punti di giunzione tra diverse fette. Sì. Come potete vedere, questo è proprio uno di quei punti in cui le due parti CMS si avvicinano e poi vengono mantenute unite da diversi sistemi idraulici, e in più anche qua possiamo vedere da il buco dove poi viene inserito il cavo d'acciaio che manterrà, diciamo, allineati e in tensione tutte le fette insieme quando verrà installato ormai a breve. E in più possiamo... Esatto, bellissimo. E possiamo anche vedere comunque la struttura che mantiene stabile e in posizione verticale la fetta. Sì, è molto importante. Proseguire. Questo che stai dicendo è molto importante, perché la stabilità della struttura è essenziale. La riproducibilità di posizionamento, quindi sistemi di ancoraggio fetta su fetta, sono altrettanto essenziali, perché voi capite che noi stiamo cercando poi delle tracce di particelle. Come vi ho fatto vedere prima, il muone cammina per metri e passa da una fetta ad un'altra, quindi vedo delle particelle che hanno ovviamente delle dimensioni submicrometriche che si collegano da una fetta ad un'altra, e queste fette le ho aperte, le ho chiuse mettendole a metri di distanza. Per questo questa scelta inizialmente veniva considerata folle da parte del CMS, perché sembrava una follia voler fare un rivelatore estremamente preciso e anche apribile e richiudibile con una certa precisione. Ci siamo riusciti, c'è una precisione meccanica, ma la cosa più bella è che poi l'allineamento e la affermazione di far parlare una fetta con un'altra viene fatta con le tracce stesse. Cioè, noi possiamo utilizzare anche delle tracce di raggi cosmici. In questo momento, mentre Davide è giù in caverna, ci sono dei raggi cosmici che vengono dal cosmo, che arrivano fino a 100 metri di profondità, che attraversano il nostro rivelatore. E noi possiamo utilizzare quelle tracce prodotte dai raggi cosmici per fare degli allineamenti micrometrici e riallineare le fette che sono invece allineate a livello millimetrico o submillimetrico con i sistemi meccanici di ancoraggio. Allora, questo discorso mi collega al discorso anche delle ricadute industriali e dell'importanza di avere dei partner industriali validi e affidabili nel nostro lavoro, perché è chiaro che tutto quello che vedete
non è fatto da fisici, ma è fatto da aziende che collaborano e diventano dei collaboratori stabili del CERN, dell'INFN, delle università, degli enti accademici che lavorano in questo mondo. Quindi creare una sinergia, un gioco di squadra tra pubblico e privato, tra mondo accademico e mondo industriale è essenziale, perché capite che il rapporto sinergico e fiduciario è fondamentale, perché questi tipi di ordini, questi tipi di commesse, io posso mettere tutte le penali che voglio, ma se un'azienda mi sbaglia dei componenti o mi produce della roba che poi non è adeguata rispetto alle prestazioni, non ci sono più penali che tengono, perché io magari ho bruciato il lavoro di 4.000 persone per 3 anni e che penale dovrei applicare? È una cosa che non risulta più gestibile in un mondo normale. Per questo è fondamentale avviare un percorso con i partner industriali fin dall'inizio per attuare proprio quel rapporto di conoscenza reciproca, di definire un linguaggio mutuo che permetta alle due entità di parlarsi in maniera chiara e diretta e capire le problematiche dell'uno e dell'altro e arrivare da una fase di progettazione a una fase di prototipazione e infine a una fase di produzione di massa senza, diciamo, perdite né per l'una né per l'altra parte, perché è chiaro che noi siamo qui per costruire dei rivelatori innovativi e che debbano dare delle prestazioni. Le aziende sono lì anche perché devono fare soldi e devono garantire il pagamento degli stipendi a fine mese dei propri dipendenti. Quindi bisogna fare un mutuo rapporto di bilancio anche di prestazioni ottenibili, di costi affrontabili e di tempistiche da dover rispettare. Questo è molto molto importante e l'Italia al CERN gioca un ruolo estremamente importante. Abbiamo un numero molto importante di partner industriali che hanno dei ruoli chiari e vitali. Prego Davide. Sì, stavo appunto mostrando, per completare il discorso sul posizionamento, il famoso cavo vericello che appunto viene utilizzato per mantenere in tensione le due parti. E come quello vedete, questo passa, sicuramente esatto, non è un vericello che muove migliaia di tonnellate, ma ne muove, esatto, poche decine, voglio dire. Cioè noi, mettendoci questo sistema di overcraft, tiriamo su una di quelle ruote come se dovessi tirare un camion su delle ruote, per capirci, anche un po' di più. E con una precisione e con una riproducibilità molto molto elevata. I rivelatori che sono costruiti in questo apparato, considerate, sono dei rivelatori che sono stati concepiti negli anni 90, montati all'inizio degli anni 2000 e hanno cominciato a prendere dati nel 2009 e già hanno preso dati per una decina d'anni. Adesso stiamo già lavorando a quelli che chiamiamo l'upgrade, cioè il miglioramento di questi rivelatori. Cioè qui dentro ci sono cose che sarebbero già ultramoderne per il mondo, non so, ospedaliero, per il mondo industriale, per il mondo del controllo di qualità di prodotti siderurgici o di altri settori. Per noi sono invece prodotti già vecchi, sono prodotti che sono già da rinnovare. Per questo, per dire, il tracciatore di cui parlavo prima, che è fatto da pezzi di silicio che hanno una risoluzione di 70 megapixel, allora considerate che hanno 70 megapixel, confrontateli con una telecamera attuale. Oggi non è banale trovare un telefonino che abbia una risoluzione con una telecamera con una risoluzione di 70 megapixel. Noi qui ce l'abbiamo su degli oggetti costruiti 30 anni fa e oggi già stiamo lavorando a degli oggetti che devono fare delle telecamere che abbiano una risoluzione di 200 megapixel. Ma per quello che vi dicevo prima, la telecamera del telefonino fa 30 immagini al secondo. Quegli oggetti lì fanno 40 milioni di immagini al secondo. Quindi già capite che chi sa fare quelle telecamere e si trova sul mercato per primo a poter fare delle telecamere di altissima velocità che possono magari fare dei filmati con altissima scansione e vedere degli eventi ultra veloci che potrebbero essere importanti, non so, per una meccanica dei fluidi in ambito industriale, oppure potrebbero essere importanti per monitorare dei moti turbolenti all'interno di condotte particolari, oppure potrebbero essere utilizzati nel mondo della medicina per fare degli studi di moti turbolenti all'interno dei vasi sanguigni nel corpo per vedere degli effetti dovuti da microplacche di colesterolo che si addensano sulle pareti del vaso e che non sono visibili con gli strumenti attuali. Ma lui lo può fare perché è il primo che sa come si fanno delle telecamere che lavorano a 40 milioni di immagini al secondo. E per noi quelle 40 milioni di immagini sono già troppo poche, perché l'HC dal 2025 dovrà lavorare a 200 milioni di immagini al secondo. E quindi stiamo già lavorando per fare un tracciatore che abbia una risoluzione più spinta, quindi che vada agli oltre 70 megapixel e che vada a una frequenza molto più elevata, oltre i 40 milioni attuali, che già sono assurdi per il mondo di tutti i giorni. Quindi questo vi dà proprio un esempio tangibile di come la tecnologia che oggi qui è esistente e tra virgolette già chiamata vecchia, nel mondo fuori da quel cancello dove mi trovo adesso io, magari sarà disponibile fra 10 anni,
e magari ci troveremo all'improvviso delle telecamere, delle webcam nel paraurti di un'automobile che fanno immagini a una velocità elevatissima a campionamento e non sappiamo neanche come ci sono arrivate. È lo stesso modo in cui è avvenuta la transizione dalle macchine fotografiche tradizionali al mondo delle macchine digitali. Questo è avvenuto perché 30 anni fa c'erano delle persone che studiavano dei rivelatori a pixel che vedessero dei fotoni o delle particelle elementari con una risoluzione elevatissima, con un rate elevatissimo. Poi... Interrompo un secondo, scusami, ci spostiamo, sì scusami, ci spostiamo per tornare in superficie, ma volevo mostrarvi appunto, da questo punto si vede molto bene la distanza tra la caverna sperimentale e la caverna di servizio, quindi questa è più o meno lo spessore in cemento armato, e come potete vedere facciamo sempre questi corridoi, diciamo, a U, e non casualmente, ma perché in questo modo le particelle prodotte dalle collisioni, e soprattutto i neutroni, che sono le particelle più difficili da fermare, vengono in qualche modo ostacolate da tutto questo quantità di cemento, quindi non c'è un corridoio in cui possano passare, diciamo, arrivare dall'altra parte. Assolutamente. Completo quello che vi stavo dicendo in merito alle nostre mattonelle, chiamiamole così, di silicio. Noi lavoriamo con mattonelle che sono nell'ordine di 10x10 cm, con una risoluzione di 70 megapixel. Se voi prendete il vostro telefonino in mano e guardate la vostra telecamera ha un chip di pochi millimetri, di solito è 1x1 mm o anche meno. Quindi già questo vi fa capire, un chip di 1 mm² rispetto a un chip di 10x10 cm². Una risoluzione che magari avete di 5, 10, 20 megapixel più evoluti rispetto a una risoluzione di 70 megapixel. Un rate di 30-60 immagini al secondo rispetto a un rate di 40 milioni di immagini al secondo. Poi permettetemi di dire, se voi andaste col vostro telefonino a fare un filmato vicino al punto di collisione, la vostra telecamera durerebbe pochi secondi perché le radiazioni, cioè le particelle che entrerebbero nel nostro chip della telecamera, lo bucherebbero come un formaggio groviera, per capirci. Viceversa, quei chip che sono montati lì 10x10 cm hanno già sopportato 6 anni di collisioni di particelle e ne manterranno altri 3 dopo che verranno upgradati con il nuovo. Cioè questi sono cosiddetti resistenti alle radiazioni, il chip che noi abbiamo in tasca nel telefonino ovviamente non è resistente alle radiazioni. Ultimo, il nostro telefonino che abbiamo in tasca magari ha una telecamera che è stata costruita 2 anni fa, 3 anni fa, per i più longevi 5 anni fa. Quelle telecamere che sono montate lì sono state concepite 30 anni fa e costruite 20 anni fa. Quindi questo vi fa capire che forse se noi oggi abbiamo in tasca o su una webcam o nel cruscotto di una macchina delle telecamere di nuova generazione è perché 30 anni fa c'era gente che concepiva delle telecamere innovative che all'epoca sembravano di avanguardia e oggi lo sono ancora rispetto al mondo commerciale e per noi invece sono già vecchie. Quindi per tornare a noi, adesso stiamo concludendo la visita sotterranea, vorrei spendere questo momento che Davide sta nell'ascensore per far vedere queste immagini. Queste immagini, come vedete, sono delle immagini del cronoprogramma di CMS. Perché voglio sollevare questa cosa? Perché quando CMS ha un'attività per 3 anni di manutenzione, c'è un cronoprogramma che definisce l'attività giorno per giorno, ora per ora, dovendo gestire gruppi che vengono da tutte le parti del mondo. E questo cronoprogramma viene riassunto in versioni sintetiche, grafiche, che sono quelle immagini che vedete voi prima. Questo è molto importante anche perché per gli studenti che vengono qui, per i giovani ricercatori che passano un periodo di tempo al CERN, hanno anche un'opportunità di acquisire esperienza su come gestire un progetto internazionale, o molto spesso intercontinentale, su scala multi anni, anche a scala decennale, con partner da tutto il mondo e un cronoprogramma dettagliato. L'attività di 3 anni di manutenzione di CMS nel periodo di long shutdown è stata pianificata negli anni precedenti. Noi adesso stiamo già discutendo quello che CMS dovrà fare nel prossimo long shutdown, che avverrà dal 2025 al 2027. Quindi già si stanno raccogliendo tutte le informazioni per le manutenzioni, gli aggiornamenti e tutte le modifiche che si dovranno fare in CMS da qui a 4 anni e cominciare a creare un cronoprogramma di nuovo di 3 anni fatto col dettaglio di un giorno. Questo ve lo dico perché è chiaro che i nostri studenti, quando finiscono il loro percorso, che possa essere di laurea triennale o di laurea magistrale o anche di dottorato, sono estremamente appetibili dal mondo industriale, perché non è facile trovare uno studente che abbia conoscenze di questo tipo dal punto di vista tecnologico, ha avuto a che fare con progetti di così ampia visione e ampia durata e aver messo le mani in pasta lavorando realmente in progetti concreti. Quindi capite che anche da questo punto di vista
Gli studenti che lavorano al CERN o all'INFM o nel mondo della fisica delle particelle non sono soltanto dei fisici, ma molto spesso possono essere degli ingegneri, degli studenti di informatica, degli studenti ovviamente di materie più scientifiche o tecnologiche, che al tempo stesso hanno delle formazioni dal punto di vista gestionale e manageriale che permette poi di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro. Ed è molto importante questa attività a quattro mani tra il mondo accademico e il mondo industriale, anche per preparare il mondo dei partner industriali a recepire questo tipo di profili, perché altrimenti molto spesso quello che succede è che i nostri studenti, come Davide, magari se vogliono continuare una carriera accademica rimangono nel mondo dell'università, ma se vogliono andare nel mondo dell'industria molto spesso trovano molto più facilmente recettività all'estero che non in Italia. E questo per noi è un aspetto estremamente frustrante, perché formare dei giovani validi, competenti, che abbiano delle capacità sia tecnologiche che gestionali, e poi regalarli a dei partner industriali fuori dalla nostra nazione, è un qualcosa che dovremmo assolutamente evitare, non per puro spirito nazionalista, ma semplicemente per garantire che l'investimento che fa l'azienda Italia sulla formazione delle sue menti più giovani e brillanti porti anche un ritorno economico e tangibile nel mondo produttivo degli anni successivi. Io penso che da parte mia ho detto tutto. Spero prima di tutto che abbiate potuto seguire con chiarezza quello che vi abbiamo presentato, e siamo pronti a domande. Bene, grazie Salvatore, grazie Davide. Direi che sì, abbiamo ancora qualche minuto, per cui se ci fosse qualche curiosità da parte dei nostri ospiti di oggi, basta solo che la scrivano nella chat, anzi c'è una chat apposta che è quella con la scritta Q&A, question and answer, quindi se qualcuno che ha qualche curiosità particolare, qualche domanda, non esiti a scriverla. Do you see any question? There is anything on the question and answer? No. No. Non siate timidi. Queste cose di parte online sono sempre rappresentano un po' una difficoltà, no, l'interazione. C'è una domanda. Praticamente quale frequenza e quale potenza operano sull'acceleratore le sorgenti di radiofrequenza? Sarebbero le sorgenti di radiofrequenza? Quelle delle cavità acceleratrici, penso. Sì, certo. Secondo me su multipli di 40 mega. Sì, in qualche modo. Assolutamente, perché... però non sono in grado di rispondere a questa domanda. Onestamente non lo so. La frequenza, le cavità radiofrequenza sono ovviamente gli oggetti che devono accelerare le particelle nel loro passaggio. Sicuramente lavorano a multipli delle decine di megahertz di cui parlavamo prima. Perché devono essere sincronizzati con il passaggio del sono quelle che danno il colpo ogni volta che la particella passa nella cavità di radiofrequenza. E l'acceleratore è costituito da tre elementi fondamentali: le cavità radiofrequenza, i dipoli e i quadrupoli. Le radiofrequenze sono quelle che spingono. I dipoli sono quelli che fanno curvare, perché il nostro acceleratore ha una forma circolare, non rettilinea. I quadrupoli sono quelli che strizzano il nostro gruppo di protoni, perché noi, ve l'ho semplificato, vi parlavo di un protone che sbatte con un protone, però in realtà noi abbiamo 100 miliardi di protoni e 100 miliardi di protoni, immaginate come delle nuvolette, che si attraversano tra di loro, e di questi 100 miliardi speriamo che almeno due vadano a collidere uno con l'altro. In realtà più è densa questa nuvoletta di protoni, più è alta la probabilità che si collidano l'uno con l'altro. E i nostri colleghi dell'HC lavorano così bene che tengono sotto controllo queste nuvolette, al punto tale che nelle collisioni noi abbiamo spesso multiple coppie di eventi. Quindi non abbiamo soltanto una coppia di protoni, ma ne potremmo avere 15, 10, siamo arrivati fino a 40. È quello che noi chiamiamo il pile up. Quindi vuol dire che per ogni collisione in realtà io ho
40 eventi sovrapposti uno sull'altro, quindi nella mia macchina fotografica trovo 40 collisioni dentro un'unica collisione, e questo è il motivo per il quale LHC, CMS e Atlas hanno potuto raccogliere le informazioni sul bosone di Higgs prima del tempo del previsto. Pensavo di dover fare almeno due periodi di run di 3 anni, invece dopo il primo periodo di 3 anni abbiamo già avuto una statistica a sufficienza per poter dichiarare la scoperta del bosone di Higgs, perché il numero di collisioni multiple è stato talmente elevato che abbiamo potuto accumulare statistica prima del previsto. Capite però che al tempo stesso, più sono strette le nuvolette di protoni, più è importante garantire la posizione che siano allineati i fasci, perché altrimenti più è piccolo il fascio, più è facile che passano uno a fianco all'altro e non si toccano neanche. E al tempo stesso, più elevato il numero multiplo di eventi che abbiamo, più la nostra fotografia che prenderemo è complessa da capire, e quindi più è importante che il software di analisi dei dati di CMS, di Atlas e di altri esperimenti sia pronto a gestire questa sovrapposizione di più eventi sulla stessa immagine. Quindi il fatto di aver accumulato più statistica di eventi e il fatto di essere stato in grado di leggere immagini complesse con molti eventi sovrapposti ha permesso di raggiungere la scoperta del bosone Higgs con 3 anni prima del tempo, diciamo così. Sì, la frequenza del sistema di accelerazione di LHC è 400 MHz, quindi i Klystron, che sono questi grossi sistemi per la produzione degli impulsi di radiofrequenza che accelerano le particelle, lavorano a questa frequenza di 400 kHz e per potenze che sono dell'ordine di centinaia di kilowatt. Questa è la frequenza di base dell'acceleratore, sono 200 MHz. Ok. Ci sono altre domande? Okay. Bene, allora direi che possiamo salutarci qua. Ringrazio ancora CMS, and I thank also the colleagues that are working for setting up these CMS tools, which I think It's a very nice initiative, and I hope that everybody has enjoyed this tour, and perhaps in the future we hope also that there will be a possibility to come and see CMS in person. So let's hope that this will be Absolutely. Possible in the future. Okay, allora okay. Direi che grazie, noi se possiamo rimanere ancora in collegamento un minuto, salutiamo le aziende che sono intervenute oggi, come dicevo prima rimaniamo il pomeriggio disponibili nel caso ci fossero qualsiasi difficoltà, ma nel caso vorreste chiamarci, e a questo punto vi auguriamo un buon pranzo, anche se veloce, perché si ricomincia già a luna con gli incontri B2B. E a risentirci alla prossima occasione. Va benissimo, grazie a voi, arrivederci. Sì, grazie. Bene.